Mi telefona Antonio Principalli e mi dice: ti devo parlare di una storia che sembra una pazzia. Il presidente Mikhail Gorbaciov ha letto il vostro progetto e intende finanziarlo. Il primo stupore fu: perché a me il Pignano? Era la prima volta che suonavano in Occidente. Sì, abbiamo invitato i gruppi sovietici e vengono. A un certo punto arrivano i CCCP. Sembrarono l'unico vero gruppo sovietico. Noi ci chiamiamo CCCP fedeli alla linea. Il nostro immaginario era tutto volto ad est. Che onore, signori, essere qua. E lì accadde l'impossibile. Dove stiamo andando? Chissà cosa ci succede. Ci siamo fatti trasportare ancora una volta dal flusso. Collati ai finestrini del pullman a guardare fuori. Sembrava veramente un viaggio in un altro mondo. Era un altro mondo. Provate a rifugiarvi sotto il patto di Varsavia. Una messa in scena sadomaso come non avevamo mai fatto in Italia. Ecco, ora l'hanno fatta la stronzata. Ok, più in là di così non si può andare. Come mai non ci hanno arrestato? Non, guarda, questo non si sa.